Mettiamoci la voce, il podcast dove parliamo di lettura ad alta voce per te stesso, la tua famiglia e il tuo lavoro. Ciao a tutti, benvenuti a Mettiamoci la voce, il nostro podcast sulla lettura a voce alta e non solo. Ciao, io sono Francesco. Io sono Maria Grazia. E sono Sandro. E abbiamo un ospite graditissima, Elena Catalano, alla quale lasciamo subito la parola perché così lei si presenterà e vi racconterà un pochino di cosa si occupa. Ciao a tutti, mi chiamo Elena Catalano e sono contentissima di essere con voi oggi. Sono la vostra fedele ascoltatrice, quindi grazie mille. Grazie, grazie. E io sono una guida alla mostra percorso multisensoriale Dialogo nel buio, che si trova al Porto Antico di fronte al Galata Museo del Mare. A Genova. A Genova. Ed è su una chiatta di fianco al sommergibile Nazariosauro. Ed è questa mostra percorso Dialogo nel buio, è una mostra in cui ci si trova completamente al buio e bisogna esplorare degli ambienti di vita quotidiana usando gli altri quattro sensi, e c'è una guida che assiste durante il percorso e vi guida col suono della sua voce, e io faccio questo tipo di lavoro, quindi la voce è abbastanza fondamentale, punto. È un'esperienza, devo dire, suggestiva, ma anche che può essere molto emozionante per chi la vive. Sì, molto. Infatti le reazioni iniziali sono... è molto molto... ti prende molto di pancia questo tipo di esperienza, perché ti trovi immerso in una situazione che non conosci, dove non sai proprio... che all'inizio non sai proprio come gestire, perché siamo tutti abituati a vedere benissimo e a basarci soltanto sul senso della vista, e gli altri sensi sono un pochino più addormentati, e lì invece ci si trova a doverli rivalutare al 100%. E quindi ci sono le reazioni più svariate, e infatti uno dei miei compiti è quello di aiutare tutti a tranquillizzarsi iniziare poi quindi a usare e a sentire, a capire con gli altri quattro sensi in maniera molto serena. E questo lo faccio appunto attraverso la voce, perché spesso ho anche gruppi di 8 persone, quindi è difficile arrivare fisicamente a toccare tutti, e comunque non è necessario. Per cui devo raggiungere tutti quanti con la voce e guidarli, farli sapere sempre dove sono e tranquillizzarli nel momento in cui mi rendo conto, dal respiro, dal modo di muoversi, da come una persona parla, se è più teso degli altri o un pochino più terrorizzato. Poi, perché è un percorso proprio al buio, sì, che viene fatto. Sì, ci si muove in varie stanze, ogni stanza riproduce un ambiente di vita quotidiana. È tutto ricostruito ovviamente in totale sicurezza, e bisogna toccare, annusare, muoversi, gustare e sentire e capire in che ambiente ci si trova. Quindi si fa esperienza di tutti gli altri sensi. Sì, sì, sì. E questo percorso nasce proprio per sensibilizzare le persone, da una parte, alle difficoltà che una persona non vedente si trova ad affrontare nella vita normale, quindi in una società che presuppone la vista come unico senso dominante. E poi però vuole raccontare anche la ricchezza che possono dare gli altri sensi se usati con consapevolezza. Il progetto è nato alla fine degli anni 80 ad Amburgo, è stato creato da una persona il cui nome è impronunciabile, quindi non lo so pronunciare, che aveva un amico non vedente e si è accorto, conoscendolo, che un po' di luoghi comuni erano crollati miseramente davanti alla vita di questa persona, e ha voluto creare il primo dialogo. Il progetto ha avuto un successo stratosferico, è stato esportato a livello internazionale, e noi a Genova lo abbiamo grazie alla collaborazione tra l'Istituto David Chiossone dei Ciechi e degli Ipovedenti, che si occupa della riabilitazione visiva da anni, la cooperativa Solidarietà Lavoro, che si occupa dell'inserimento lavorativo anche di persone in questo caso svantaggiate come non vedenti e ipovedenti, che però hanno la possibilità di trasformare il loro svantaggio con questo tipo di lavoro in una risorsa per gli altri, e poi grazie a Cost Edutainment, che si occupa della parte di marketing e pubblicità. E io appunto sono ipovedente, quindi vedo le sagome, le forme, i colori praticamente, e spesso nella mia vita mi ascolto le persone per riconoscerle, perché la voce è sempre più evidente dell'aspetto fisico in tante situazioni. Oppure
per rendermi conto di cosa sta succedendo in un locale, ascolto e capisco cosa succede dal rumore. La voce non mente, qualcuno mi ha insegnato. Esatto. Sì. La voce non mente, la voce racconta della persona. Sì. No, una cosa che mi colpiva chiacchierando con te, che tu dicevi la voce unita al sorriso, anche nel buio più totale, naturalmente sì. Cambia. Sì, infatti per esempio adesso sto sorridendo e la voce è molto più chiara e sale più alta, diciamo, e questo tranquillizza le persone, mentre se invece parlo con una voce un pochino più bassa, più tranquilla, ha l'effetto diverso. L'importante è sempre anche essere molto presenti e di... Quindi tu hai sempre un feedback diretto, sì, attraverso le persone che ti ascoltano, quindi hai un riscontro immediato di quello che è il risultato della tua comunicazione. Sì, anzitutto se io dico alle persone di venire verso di me e vengono, quindi ce l'abbiamo fatta. E poi appunto il respiro di una persona mi dice se man mano si sta sciogliendo. Quando prendo magari per mano un attimo per dirigerle, sento dalla tensione del corpo se sono più nervose o meno, e questo man mano cambia durante il percorso. E appunto anche da poi le opinioni che mi lasciano i visitatori quando finiscono il giro, so che la mia voce è stata usata bene, perché si calmano a un certo punto, quindi va tutto bene, insomma. Quindi questa grande sensibilità uditiva ha una ricaduta molto importante nella lettura a voce alta, immagino. Sì, sì, questo aspetto poi lo enfatizzo quando mi occupo del laboratorio Libri al Buio, che organizziamo sia per i bambini che per gli adulti, in cui appunto non è più un percorso attivo, nel senso che le persone o i bambini si siedono e ascoltano, e a quel punto io devo raggiungerle, fargli fantasticare, fargli immaginare il racconto che ho scelto, i personaggi, la situazione, la storia, senza appunto nessuno di quegli escamotage degli effetti speciali o nel senso effetti speciali visivi del cinema, piuttosto che una vignetta buffa, piuttosto che effetti sonori stratosferici, ma solo basandomi sulla voce mia e quelle parole dell'autore che ho scelto. E questo laboratorio Libri al Buio per i bambini si è inserito nella rassegna Martedì dei Piccoli, per cui ogni ultimo martedì del mese si organizza un'attività speciale per i bambini dai 5 agli 11 anni. E mentre per i grandi l'appuntamento è durante l'aperitivo serale del 25 gennaio. In entrambi i casi io... Sì, prego. Anche l'aperitivo è al buio? Sì, assolutamente sì. Sì, sì, sì. In quel caso lì si è seduti comodi, è più o meno dinamico, diciamo. Si è seduti, ci sono baristi, cameriere che portano piatti e bevande e non si sa che cosa si sta mangiando, bisogna indovinarlo durante la serata. E appunto in alcuni i nostri aperitivi hanno vari temi, facciamo vari tipi di serate diverse, e nel 25 gennaio ci sarà quello per i libri al buio. Quindi se siete di Genova o avete in programma di venirci e state ascoltando il podcast prima del 25 gennaio 2018, mi raccomando, andate dove? Andate o sul sito www.dialogonelbuio.genova.it, oppure chiamate al numero 010 098 4510, oppure scrivete una mail a info@dialogonelbuio.genova.it. Ci trovate anche su Facebook, la pagina è Dialogo nel Buio Genova, e la foto che c'è sulla pagina è quella della chiatta immersa nell'acqua bianca e rossa, che è anche una sala interna a vista mare che usiamo per eventi e corsi di formazione e quant'altro. Ecco, una cosa che ci ha colpito prima mentre facevamo una chiacchierata prima di questo podcast è del tuo ricorso all'uso del diaframma. Usi molto, sì, il diaframma quando... Sì, è proprio necessità, perché io parlo tantissimo durante il mio lavoro e continuamente, quindi parlare di gola sarebbe estremamente faticoso e anche abbastanza usurante. Poi lo sento quando mi sfugge che parlo di gola, che sono più stanca. E poi appunto usando il diaframma mi rendo conto di, cioè, riesci a aumentare il volume ma senza urlare, quindi mi si sente molto meglio. Certo. E
rincuora anche i nostri ascoltatori barra allievi sul fatto che è una cosa non difficile, cioè è un'abilità che si può tranquillamente apprendere e che si può mettere in pratica, perché molto spesso la respirazione diaframmatica sembra è una cosa. Io l'ho imparata in vari momenti, nel senso che io ho studiato pianoforte per anni quando ero piccola, e allora facevamo, preparando l'esame di teoria solfeggio, c'era anche la parte di cantato e di trasporto, e allora lì ho imparato per la prima volta a respirare di diaframma. E poi dopo ho fatto vari corsi di recitazione a livello amatoriale con il Teatro della Tosse, con anche il Gruppo Limpido, e lì ci hanno fatto proprio lavorare col diaframma, e quindi ho, dopo mi è venuto abbastanza naturale, cioè, poi inserirlo nel mio lavoro. Però quindi, sì, una volta che ce l'hai è come andare in bicicletta. Sì, ti viene, esatto. Quindi spezziamo una lancia. L'invito è a respirare col diaframma quando leggete o voce alta. E senti, già che hai citato questa cosa della tua esperienza, secondo te la musica ti aiuta nella modulazione della voce, specie nella lettura, intendo? Una sensibilità musicale o un'esperienza musicale? In parte sì, nel senso che comunque seguire una... Ora, io non ho mai cantato a livello ufficiale, certo, però un ritmo, il rispetto dei tempi, le pause, sono tutte cose che poi le puoi trasportare anche in un altro contesto. Anche la mia lunga esperienza di ascoltatrice di audiolibri penso che abbia influito. O comunque abbiamo parlato abbastanza di audiolibri. Qual è la tua posizione su questo? Perché comunque ci sono un po' due modi, no? Due generi di lettura degli audiolibri, no? Quelli un pochino più da lettori e quelli un po' più da attori, sì, più interpretati. Allora, se l'interpretazione è un'interpretazione fatta, appunto, come dicevamo prima, non pesante, impostata, allora è gradevolissima. Io ho letto, cioè ho ascoltato sia audiolibri fatti da, per esempio quelli che si trovano su Audible, quindi fatti da doppiatori in versione senza parola, e sia anche audiolibri creati da donatori di voce. E in entrambi i casi mi sono, a me piacciono le letture molto lette bene, quindi anche con le voci diverse, un po' drammatizzate, però deve essere sempre, il tono deve essere sempre molto naturale. In entrambi i casi ho visto magari un'impostazione della voce un po' carica, un po' troppo personalizzata, diciamo, oppure invece un po' troppo neutra, che non ti lasciava niente, e penso che ci siano questi due estremi da evitare. Poi nel sicuramente un'addizione buona, nel senso che se una persona ha un'inflessione dialettale molto forte, l'R moscia, quant'altro, dovrebbe pensarci un attimino prima di decidere di diventare donatore di voce, perché ho ascoltato delle cose un po' agghiaccianti. E sono tutte cose che si possono correggere. Sì, sì, sì. Quindi... E poi appunto la parte, diciamo, è un po' difficile essere un lettore come si deve, perché devi lasciar parlare il testo, ma non a livello... non mettendoci troppo di tuo. Quindi sì, noi non diciamo, drammatizzando in maniera quello che sì, diceva ogni, esatto, sì. Sì, ogni forzatura sicuramente va a scapito dell'espressività, questa è quasi una regola fondamentale, per cui mantenere una naturalezza però interpretata, mettendo, cioè, del proprio, perché è vero quello che dice Elena, il discorso di una lettura troppo fredda allora cade dall'altra parte, cioè non coinvolge, no? E invece tu dicevi che hai anche esperienza di lettura per i bambini. Sì. Io ho iniziato questa esperienza anni fa, quando mi occupavo di piccoli laboratori di lingua inglese per la libreria Giunti a Sanremo, quando vivevo ancora a Sanremo. E lì si occupava, c'era una collana di libri di inglese, le favolette classiche, Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini, che venivano lette, e bisognava appunto promuovere questo tipo di lettura. Avevano l'audio CD di fianco, quindi si comprava il pacchetto intero. Io mi ero accorta, dato che io, essendo ipovedente, leggo il testo solo se ce l'ho praticamente appiccicato al naso, mi era difficile leggerlo e contemporaneamente avere un contatto col pubblico, tra virgolette, e quindi avevo iniziato a memorizzare queste favolette e a raccontarle ai bambini, e a quel punto le raccontavo facendo tutte le voci dei personaggi, in quel caso creando anche scenografie e
come, per cui la voce del lupo e dell'orco piuttosto che quella dei porcellini e eccetera. E poi questa piaceva un sacco. Le mamme seguivano la pronuncia con il libro di testo e i bambini si godevano la favola. E questa esperienza poi mi è tornata utile quando appunto ho iniziato a mettere sul laboratorio libri al buio, perché anche lì sono proprio le voci diverse dei personaggi che portano fuori la scena. Quindi quando abbiamo fatto per esempio la lettura sul libro della giungla, il capitolo La caccia di cacche è stato proprio il primo, diciamo, il battesimo di fuoco, perché è stata la prima lettura che ho fatto. Avevo la voce di Baloo che era un po' così, molto anche un po' ansioso, perché Mowgli veniva rapito e allora lui era terrorizzato di essere stato il colpevole perché l'aveva sgridato per scappare, mentre magari aveva una voce un po' più scanzonata, quindi un pochino più ironico. Baloo, stai tranquillo che ce la facciamo, così. E Mowgli invece era un bambino, per cui insomma Baloo, è tutta colpa tua se mi hanno preso le scimmie, ecco. Una voce più di testa, più di testa, sì, questa... giocare con la voce, sì. Bellissima questa cosa, sì, perché sì. Comunque... Eka invece era così. Eka era una voce molto sommessa e lenta e molto tranquilla, e io nel frattempo mi muovo nella stanza e ondeggiando, di modo che le persone sappiano che c'è il serpente che si sta srotolando intorno a loro. E qua mi diverto molto, perché nel senso mi ci diverto un sacco io, e lavorando con i bambini in questo caso penso serva una cosa molto più carica, anche perché i bambini sono un pubblico, dicevamo anche in altre occasioni, abbastanza esigente, sì. Quindi richiede proprio, se c'è la partecipazione del lettore, sì infatti, mentre magari un testo appunto la lettura che sto preparando per gli adulti sarà sicuramente molto centrata sui vari tipi di voce, su cui però non posso dire niente adesso. No, però è comunque più contenuta, nel senso che... Ecco, utilizzate dei rumoristi, diciamo, dei rumori, diciamo, per accompagnare queste letture? Gli effetti, sono effetti speciali fatti in maniera molto normale, cioè nel senso non c'è niente di digitale o altro, sono proprio suoni artigianali, esatto. E, per esempio, nell'appuntamento con il canto di Natale di Dickens, che è stato fatto il 26 dicembre, sempre per i bambini, ho avuto al mio fianco il mio collega Bledar Dorzi, che si è occupato proprio della parte dei rumori, quindi il fantasma che si avvicinava lungo la stanza, attraverso la stanza, trascinandosi le catene, piuttosto che il suono delle campane, e anche, diciamo, i segnali con cui io chiedevo le pause respiro, che avevamo concordato, di modo che lui, quando avevo bisogno di una pausa respiro, faceva un certo tipo di rumore per un po' con un bastone della pioggia, di modo che io riuscivo a prendere qualche respiro tranquillo e poi ricominciavo. Ed è stato fantastico, perché concentrandosi lui sui rumori io mi potevo concentrare sulle voci ed è venuta fuori una cosa, a mio parere, fantastica. Il gioco di squadra anche nella lettura a voce alta, proprio il gioco. E poi in questo caso appunto i rumori e i suoni, diciamo così, arricchiscono, cioè vanno proprio direi in parallelo, perché, alla voce. Sì, perché è proprio su quello che nel buio totale si concentra tutta l'immaginazione, cioè parte da questi due aspetti. E abbiamo sempre avuto feedback positivi anche da bambini piccolini, insomma il laboratorio va dai 5 agli 11 anni, quindi hanno sempre seguito, anche se i testi sono stati molto diversi da una parte e dall'altra, cioè magari i testi più Dickens e Dickens non è stato riscritto per i bambini, è stato semplicemente un po' accorciato, ma le parole, il fraseggio è quello, altrimenti non sarebbe Dickens, secondo me. E quindi però anche bambini piccoli, anche senza la parte, diciamo, interattiva o visiva, che ti devi sempre essere connesso sul pezzo e devono chiederti sempre se hai capito, se non hai capito, il riassuntino a fine pagina, insomma. Oppure hanno comunque goduto la storia, cosa che io apprezzo, perché il fatto di ascoltare semplicemente qualcosa in maniera passiva, ma nel senso rilassante. Cioè, non sto facendo un compito in classe che poi devo farti il riassunto, mi sto godendo una storia raccontata. Posso anche distrarmi, va bene così. Nel senso che comunque se la storia è bella e ben raccontata, l'attenzione c'è.
Certo, è interessante questo concetto dell'ascolto con anche, cioè, diciamo, staccato dal senso dell'obbligo, no? Comunque, che è una cosa appunto legata alla scuola. Sì. E quindi l'ascolto per te è ovviamente, va in parallelo con l'uso della voce ed è una cosa importante. Un'altra tua abilità è quella appunto della conoscenza delle lingue. Sì. E quindi sì. Questo ti apre anche a, sì, su esperienze diverse. Per esempio, per quanto io conosco l'inglese e il giapponese, essendomi laureata in giapponese all'Università di Venezia, e il giapponese ha molti modi diversi, cioè la lingua cambia proprio a seconda della persona in cui, che la parla. Quindi abbiamo un linguaggio femminile e un'impostazione di tono e di cadenza per le donne, un linguaggio maschile, ma anche a seconda dell'età si parla in maniera diversa. E questo, quando lo si impara, è molto interessante. E chiaramente, se tu impari la lingua giapponese da donna, devi parlare da donna. O comunque ci sono dei mo, cioè non è proprio così definita, però ci sono delle cose che puoi dire se sei una donna e non puoi dire se sei un uomo, e viceversa. E per quanto riguarda l'inglese, nel mio lavoro arrivano persone che parlano inglese da qualunque tipo di paese, e un inglese parlato da una persona degli Stati Uniti, un inglese parlato da un australiano sono completamente diversi, certo, e hanno una cadenza diversa, e così come un inglese parlato da una persona che l'ha studiato ma non è madrelingua. Quindi anche lì c'è sempre da modulare diversamente sia il mio ascolto per capire cosa mi stai dicendo e sia quello che dico io, perché comunque io parlo diversamente se ho davanti una persona di madrelingua inglese fatta e finita, magari del Regno Unito, piuttosto che un americano, piuttosto che un australiano, piuttosto che un francese che sa l'inglese ma comunque è madrelingua francese, quindi si sente questo. Quindi l'intenzione che sta dietro e il tono penso che faccia anche la differenza per riuscire a tenerli tranquilli o controllarli. Sì, e per fargli capire soprattutto cosa, cioè l'importante è che tu capisca cosa devi fare per muoverti e cosa ti circonda. Quindi la prerogativa è sempre poi come parli, come ci arrivi, è un secondo piano. Cioè l'obiettivo finale, la cosa più importante è che io senta che tu visitatore sei tranquillo e tu senta che io sono vicino e che capisca man mano cosa fare per andare avanti nel percorso. Tutti questi temi sono affascinanti, ci devi tornare a trovare, assolutamente. Perché sarei felicissimo. Sicuramente. E andremo noi a trovare lei. Ecco, certo. Questo... Allora, noi ti ringraziamo, Elena, e direi che ripetiamo ancora una volta: Dialogo nel buio si può trovare appunto sia la pagina Facebook che comunque un contatto, e mettiamo anche tutti i recapiti in descrizione. Esatto, certo. Anche in descrizione, sarà così più facile riuscire a reperire tutti i modi di contatto anche direttamente dalle descrizioni del podcast, sia su Spreaker, sul nostro sito e su iTunes. E grazie, perché è veramente un contributo sull'uso della voce, sulla lettura, ma anche proprio in generale l'ascolto e la voce è davvero importante. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Avevo piacere di dirvi, certo, perché da quando mi ascolto ho aggiunto la parte scioglilingua, la mia fase di riscaldamento voce, e funziona benissimo. E ne abbiamo i nostri testimoni. Avete sentito il fruscio? Non diciamo cos'era. Grazie Elena, grazie a tutti. E Francesco, oggi niente segnalazioni? Sì, no, certo, segnaliamo come abbiamo cominciato l'ultima volta a segnalare dei libri a voce alta, e questa volta vi segnaliamo due libri, sempre l'Incipit, per mettere l'accento sul dialogo. Sì, quindi se volete misurarvi con questo aspetto della lettura, perché naturalmente leggere una descrizione è una cosa e invece dare voce a diversi personaggi è un'altra. Allora, l'incipit che è consigliato è quello di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, così come l'incipit di Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello.
giocateci, giocate, dialogate appunto. E altra segnalazione che noi questa volta, cioè proprio dal primo podcast che facciamo, segnaliamo degli eventi e delle situazioni associative, bibliotecarie sul territorio. Questa volta vogliamo segnalare con grande piacere un'iniziativa di lettura a voce alta in ospedali per pazienti lungodegenti, sia adulti che bambini, e si tratta di Tessitori di Voce, che originariamente sono di Vicenza ma si sono poi espansi a Mestre e ora anche Milano, e potete collegarvi al loro sito, lo potete cercare in rete, Tessitori di Voce, e anche su YouTube c'è un video in cui si presentano con queste iniziative molto molto importanti, anche proprio dal punto di vista proprio del libro e della lettura utilizzata anche come terapia, e di questo potrebbe essere anche un nuovo stimolo per ulteriori podcast più in là. Quindi Tessitori di Voce. Allora, a presto. A presto. Ciao. Ciao a tutti.